né Lorenzo, né Javier, voglio lui. Grande fratello, Shai LaGat ha deciso. Nelle ultime ore e soprattutto dopo la puntata, l'ex velina ha avuto modo di ragionare su quello che realmente vorrebbe ed è emerso un fatto shock: LaGat non è interessata né a Lorenzo, né a Javier, ma ha il desiderio di stare con un altro uomo, ecco di chi stiamo parlando. Da quando Lorenzo spolverato ha attirato le attenzioni di Elena Prestes, allora Shaila ha deciso e detto, ho fatto la mia scelta, voglio conoscere meglio Javier. La cosa è durata neanche qualche giorno, poi l'ex velina ha sentenziato, non mi piace. Come ne esco? Non è scattato nulla, non prendo iniziativa e moscio. Ora sembra evidente, a sentirla parlare almeno, che questo ragazzo che vorrebbe non è nella casa. E avrebbe un nome e un cognome. Nella notte Shaila ha fatto capire a Maria Vittoria e Amanda che ripensa al suo ex, un calciatore. Ha detto alle amiche, mamma mia che bello, che bomba che è. Sassà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba. Né Lorenzo, né Javier, voglio lui. Grande fratello, Shaila ha deciso. E ancora, Dio mio, è alto come questa porta, è grosso, c'ha degli addominali. Gioca a pallone e un calciatore, poi ha un'azienda che fa dei limoncelli. Però è forte e tanto. Ha questi occhioni verdi ed è buono. Ragazze io dopo Sasà ho gli standard molto alti. O ne entra uno meglio o non voglio nessuno. Chi è? Il mio ex. Un ragazzo che frequentavo, ma top livello. Quando lo vedevo? Ultimamente. Mamma mia com'è. Lui è di Napoli. Fatemi entrare un napoletano. Un bel napoletano verace. Poi dice Shai LaGat, mamma mia se ci penso, che solo quando ti guardano e ti dicono amor mio. Ragazzi il napoletano ha delle vibes diverse. Diciamo che è un po', non malessere, ma ha quella furbizia buona che stende le donne. Mamma mia che bello. Sasà è proprio così. Oggi vi raccontavo di come stavo con Sasà. Lui faceva un sacco di cose belle e con lui stavo benissimo. Shaila, classe 1996, si è fatta conoscere per la sua bravura come ballerina e per il suo stile solare e dinamico, che l'ha resa una delle veline più amate degli ultimi anni. Nata a Napoli e cresciuta con il sogno di diventare una ballerina professionista, Shaila ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi, prima di approdare a Striscia la Notizia, dove ha conquistato il pubblico per la sua simpatia e il suo talento. Il suo record di permanenza come velina, ben 4 stagioni consecutive, è un chiaro segno del suo successo.